Buongiorno a tutti, 21 ottobre 2019, questo è il Bormida, stiamo riprendendo le arcate del ponte Bormida, quello che conduce a Spinetta. Professore, qui abbiamo il fiume praticamente che è uscito. Qui abbiamo il fiume che ci ricorda alcune immagini dello scorso anno, forse addirittura ancora più eclatante la forza del fiume, perché lo scorso anno, se non ricordo male, eravamo arrivati fino al basamento di quei pilastri e invece qui l'acqua ormai stava quasi salendo su questa rampa, su questa discesa. Per fortuna la tregua è stata benefica, questa tregua di un po' di ore, ma guardate la forza e il trasporto dei tronchi, delle ramaglie, è impressionante, una forza che ha staccato quella specie di rimorchio. È un cassone all'interno della centrale idroelettrica che sta completamente galleggiando e potrebbe uscire dalla sua sede. Ecco, riprendilo bene, ecco che vaga in questo triangolo così delimitato da questa passerella. Ecco che cerca una via d'uscita, prima o poi, se l'acqua continuerà ad avere questa forza, sfonderà anche la delimitazione e lo troveremo a valle. Ecco, qui la situazione è veramente di tutto rispetto e occorre un'attenzione molto molto mirata, anche perché nel pomeriggio sono previste ulteriori precipitazioni. Se la situazione è questa, dopo qualche ora di pioggia, figuriamoci se nel pomeriggio e anche nella notte, come è previsto, pioverà e pioverà intensamente. A questo punto speriamo nella buona sorte. Alessandria è già stata martoriata dall'acqua, è una città che è bagnata da due fiumi, quindi è sottoposta a questo pericolo, anche se molte opere sono state fatte, tante non sono ancora state impostate per quanto riguarda la sicurezza delle sponde e della città. Guardate come gira su se stesso il cassone senza nessuna possibilità di essere ancorato e fermato. Probabilmente se dovesse ancora salire il livello del fiume, l'uscita di quel cassone lì sarebbe... È quasi certo. Là in fondo vediamo dei tronchi che si sono incagliati e che stanno facendo una barriera. Incredibile. Ha piovuto tantissimo su dalla Liguria e questi sono i risultati. Ecco che sta venendo un altro tronco, qualcosa di diverso.